Al lab vaccinale di Vieste, presso il plesso degli Santi, sono tanti medici, anche i pediatri. Siamo con la dottoressa Canarozzi, pediatra su Vieste. Come sta andando questa giornata? Beh, direi che sta andando benissimo, veramente non mi aspettavo tanta partecipazione. All'inizio i genitori erano molto timidi, titubanti, però poi il passaparola rispetto ai vaccini già che abbiamo iniziato a fare in studio e soprattutto questa manifestazione che è accompagnata, corredata da questi personaggi simpatici che sicuramente i bambini gradiscono, direi che sta riscuotendo un successo che onestamente non mi aspettavo e che naturalmente mi fa molto piacere. In questi giorni ha dovuto, per così dire, dialogare, convincere dei genitori un po' restii? Purtroppo sì, purtroppo ci vuole, perché ormai, come dire, è chiaro che il vaccino è sicuro, è stato testato, non è assolutamente un vaccino sperimentale e quindi non capisco perché i genitori sono ancora molto titubanti, però devo dire che con un po' di impegno da parte nostra e riusciamo a far capire ai genitori la necessità di fare questo vaccino. Anzi, io approfitterei dell'occasione per invitare anche altri genitori. Questo sarebbe un periodo veramente ottimale, anche ad avere avuto un po' di tempo in più, per poter mandare i nostri bambini almeno con una prima dose per poterli rimandare a scuola. Quindi un invito proprio ai genitori ad avvicinarsi a questa vaccinazione, a chiedere anche a noi, perché siamo disponibili sicuramente a, come dire, a far superare le titubanze. Parliamone insieme. Ecco, che tipo di domande le hanno poste? Erano domande, per così dire, legate più a un aspetto di ansia o più specificatamente mediche? Allora, diciamo che fortunatamente la maggior parte dei genitori ha proprio delle paure, probabilmente legate un pochino alla, diciamo, alle notizie così come sono state riferite dai media. E onestamente le notizie iniziali sui vaccini, mi riferisco in particolare all'AstraZeneca, hanno un po' destabilizzato, quindi capisco che i genitori sono un po' preoccupati. Quindi la maggior parte hanno delle paure che, come dicevo prima, possiamo superare insieme. Paure per esempio delle domande tipo sulla fertilità, sulla crescita, non ci sono assolutamente problemi di questa natura. Alcuni genitori, fortunatamente i più pochi, la minima parte, ha delle paure irrazionali, insomma sento ancora parlare di microchip, di controlli tramite i vaccini e onestamente, diciamo, di fronte a genitori con queste convinzioni è veramente dura poi da affrontare la situazione. Un'ultima battuta, ma fra i genitori erano tutti vaccinati quelle che l'hanno contattata? Allora, i genitori vaccinati sì, ce ne sono e dicono: io mi sono vaccinato però per il mio piccino ho paura, però ripeto, in quel caso il dialogo aiuta parecchio. Purtroppo devo constatare che tanti genitori giovani, perché le mie mamme e i miei genitori sono tutti giovanissimi, purtroppo proprio fra i genitori ci sono tanti non vaccinati e questo è veramente un peccato. Abbiamo riscontrato che invece i bambini sono entusiasti. Sì, i bambini sono entusiasti in questa giornata, quindi benvengano organizzazioni di questo tipo.